Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella taverna. Allora, sto facendo la missione bloccato. Parla con il padre, andiamo. Uomo della mia età, ok. Stai seguendo la dieta che avevamo concordato? Sì, dottore. Aspettate che magari mi tolgo il casco. Stai riposando di più? Ne abbiamo ancora per molto. Interessante. Hai altri dolori o fastidi? No, non direi. Mi sento abbastanza bene. Ok. Sì. Dove sta andando? Sono qua io, eh. Volevi vedermi? Ho saputo che è andata bene alla Mass Fusion, nonostante l'intervento della confraternita d'acciaio. Non ci hanno creato problemi. È quello che ha detto la dottoressa Fillmore. Mi fa piacere. Sarebbe stato un vero disastro se quella tecnologia fosse finita in mano a quei selvaggi. Comunque l'intervento della confraternita rientra in un discorso più vasto, data la loro tendenza ad accumulare tecnologia. In futuro dovremmo batterci sicuramente con loro. Dopotutto, noi siamo i custodi della tecnologia più avanzata presente nel Commonwealth, e forse anche oltre. Non posso però ignorare che le tue alleanze avevano sollevato dei dubbi all'interno dell'istituto. Per quanto mi riguarda, non ho mai dubitato del tuo impegno per la nostra causa, ma affrontando direttamente la confraternita, credo tu abbia convinto qualcun altro. Sono fiero di te. Tuttavia, la confraternita rappresenta un problema per il futuro, mentre noi dobbiamo concentrarci sul presente. Ma sentimi, vaneggio proprio come un vecchio. Ti sto facendo perdere tempo. La tua presenza è richiesta altrove. Ti servono altri pezzi per il reattore? Potevo recuperarli mentre ero via. No, si tratta d'altro. Spero niente di rischioso. Temo sia una conseguenza involontaria delle tue azioni. Che intendi dire? Cos'è successo? Beh, mentre stavi aiutando la dottoressa Fillmore, una seconda squadra è stata mandata per invitare qualcuno del Commonwealth a unirsi all'istituto. Pare ci sia stato un problema di comunicazione e questo individuo ha chiesto aiuto. Quindi sono giunti sul posto i tuoi amici Minutemen. Per quanto ne so, finora non sono ancora state usate le armi e vorrei che non accadesse. Voglio che tu vada lì e che parli con i Minutemen che si trovano fuori per convincerli a ritirarsi immediatamente. Il dottor Thompson si trova sul posto, sarà il tuo contatto principale. So che riuscirai a trovare una soluzione. Quello che conta è che questa persona speciale venga portata immediatamente all'istituto. Perché tanto interesse? Cos'ha di tanto speciale questa persona? Il signor Wallace, dici? Pare sia dotato di un'intelligenza incredibile, nonostante non abbia un'istruzione convenzionale. Con il suo aiuto potremmo riuscire a dare una forte accelerata ai lavori sul reattore. Va bene, andiamo a vedere. Allora, dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Facciamo così. Spero di riuscire a caricare questi video in tempo, ragazzi. Avrei voluto fare anche Just Cause, ma adesso non credo di riuscirci perché devo prendere un paio di cuffie nuove. Queste qua si sono sfasciate. Sento solo da un orecchio, vedete voi. C'era l'offerta 28 euro di Just Cause 3. Direi che è un'ottima offerta. Che succede qui? Capiti a proposito. Abbiamo bisogno di rinforzi. Questi stronzi dell'istituto non riusciranno a fuggire. Dovranno passare sui nostri cadaveri per uscire di lì.
Ancora non sappiamo bene chi abbiamo di fronte, ma è una fortuna averti qui. Come hai saputo di questa storia? Non sapete davvero che sta succedendo qui. È una situazione complicata. Oh, io so esattamente cosa sta succedendo. Questi stronzi credono di poter rapire chiunque vogliono, quando vogliono. Beh, non oggi. Non finché ci siamo qua noi. Come intendi procedere? All'inizio pensavamo di attirarli allo scoperto, così sarebbe stato più facile ucciderli. Poi però abbiamo pensato di attaccarli direttamente, per assicurarci che non ci sfuggano. Ha senso, no? Vuoi condurre tu l'attacco? Che cosa sappiamo sulla persona che vive lì dentro? Non molto. Si chiama Wallace. È un intellettuale, uno molto eccentrico. Una specie di eremita. Abbiamo cercato di metterci in contatto con lui, ma sembra che non gli piaccia la compagnia. Allora, entriamo o no? Nessuno farà niente. Dia ai tuoi uomini di ritirarsi. Scusa, ma... scherzi? Se non interveniamo subito, porteranno via quel poveretto e noi avremo fallito. Di nuovo, vuoi dare l'ordine di attaccare o no? Tutta questa faccenda è un semplice malinteso. Un malinteso? Spiegati meglio, sono proprio curioso di sentire. Oh santo cielo. Non è come sembra. Quell'uomo non corre pericoli. Io so cose che voi non sapete. Potresti avere ragione. In caso contrario, avrai sulla coscienza la vita di quell'uomo. Dirò ai miei uomini di ritirarsi. Ma faresti meglio entrare lì dentro e controllare che le cose stiano come dici. Grazie al cielo sei qui. Temevo che non ne saremmo usciti vivi. Esattamente come è successo? Non sono adatto per il lavoro sul campo. L'ho ripetuto fino alla nausea, ma mi hanno mandato lo stesso. Niente faceva pensare che Wallace fosse in contatto con qualcuno o che sapesse che lo tenevamo d'occhio. Se lo avessi saputo, chissà, forse mi sarei comportato in maniera diversa. So che potrebbe essere importante per la fase 3 e tutto il resto, ma non so se vale la pena rischiare le nostre vite. Perché l'istituto ha mandato proprio te? Pensavano che potessi entrare in sintonia con lui, date le mie conoscenze scientifiche. Quel piano è fallito. So che lo tengono d'occhio da anni. Non so esattamente come lo abbiano scoperto, e forse è meglio non saperlo. Ma una volta che si sono resi conto di quanto fosse intelligente e che poteva diventare una risorsa importante per la fase 3, hanno cominciato a seguirlo da vicino. Credo che gli abbiano fornito addirittura del materiale scientifico di tanto in tanto per metterlo alla prova e capire se potesse essere interessante per l'istituto. Prendiamo Wallace e usciamo di qui. Nessuna obiezione. Andiamo. Giusto. Beh, c'è un piccolo problema. Non vuole venire con noi. Stavo pensando che potresti parlarci e provare a convincerlo. Qualche consiglio su come dovrei parlargli? Non farlo arrabbiare. Spiegagli che non gli faremo del male e che la sua vita migliorerebbe notevolmente. Facciamo così. Dov'è? Wallace, sono qui per parlarti. Sei un altro dei loro robot, giusto? Rilassati. So che è una situazione strana. Non è vero! Sei qui per rapirmi! È quello che fa la tua gente, no? Ammesso che possa chiamarvi così. Ho sentito quello che succede alle persone quando c'è di mezzo l'istituto. Beh, io non farò la stessa fine.
Che posso dire per convincerti che non vogliamo farti del male? Che te ne vai e non torni mai più! Ehi, vedi di darti una calmata, ok? Voglio solo parlare. Va bene. Che vuoi da me? Wallace, l'istituto ha bisogno del tuo aiuto. Del mio aiuto? Per cosa? L'istituto ha un problema tecnico per il quale servono le tue conoscenze scientifiche. In cambio, avrai accesso al complesso di ricerche più avanzato che tu possa immaginare. Qualunque ricerca avevi in mente, potrai farla lì. Te lo prometto. Sarai protetto e al sicuro come da nessun'altra parte. Ci aiuterai a creare un mondo migliore. Sembra una cosa bella. D'accordo, ci andrò. Sono ansioso di collaborare con te, futuro direttore. Ok, credo che ora la situazione sia sotto controllo. Grazie per l'aiuto. Ehi, sono qui apposta. Prego. Dico sul serio, sono in debito con te. Ci vediamo all'istituto. Bene. E anche questa è fatta. Bene ragazzi, direi che ci vediamo alla prossima puntata con Parla con il padre, massima potenza. Alla prossima, ciao!